Ben rientrati dentro la notizia e continuiamo a parlare appunto delle prime pagine dei giornali e degli ospiti che questa mattina saranno con noi per scoprire quello che è il territorio della Liguria e appunto della nostra città di Genova o anche in questo caso qua nelle prime pagine dei giornali dove il sindaco di Imperia in una intervista dice i partiti sono troppo deboli, Toti si ricandidi in regione. Questa è l'intervista a pagina 9 in primo piano dove lui caldeggia il terzo mandato del governatore, Toti alla mia condivisione, se ci sono candidati alternative nel centrodestra escano fuori e battano un colpo, li valuteremo. I partiti esprimono classi dirigenti troppo deboli, Forza Italia soffre, punta a conservare ciò che è già. Sarebbe bello avere un riassemblamento repubblicano che unisca i moderati. Questo è quello che appunto si chiede e chiede a gran voce il sindaco Scajola. Ora noi cambiamo un attimo territorio, cambiamo argomento e andiamo sempre in Liguria ovviamente, ma andiamo a vedere quello che si può scoprire in Liguria sia sopra che sotto il mare e poi andremo all'interno del nostro programma con i sindaci. Fra poco avremo il sindaco di Borghetto Santo Spirito, ma ora prima un piccolo assaggio di quello che si può scoprire dalle parti di Recco vicino a Punta Chiappa. Questa era un'anticipazione di quello che possiamo scoprire sopra, ma soprattutto sotto il mare. Il programma di Telegenova nel Blu che ogni settimana, ormai è alla 109ª puntata, e racconta tutto quello che è insieme a Gianni Riso, fotografo subacqueo, e una serie di diciamo, professionisti delle immersioni, tutto il territorio dell'area marina protetta del Monte di Portofino. E invece andando in un'altra parte della Liguria, andando a Borghetto Santo Spirito, io ho il piacere di avere con noi il sindaco di Borghetto Santo Spirito. Buongiorno, sindaco Giancarlo Canepa.
Buongiorno a voi. Buongiorno, siamo molto contenti di avere lei, poi oggi un po' più tardi avremo anche il sindaco di Santa Margherita, quindi così avremo le due, diciamo, zone in cui si stanno tenendo grandi manifestazioni. Io vorrei vedere, sindaco, un video di quello che è una panoramica di Borghetto Santo Spirito. Ce l'ha mandato questa mattina e avrei il piacere, prima di parlare un po' con lei, di farci conoscere la sua cittadina. Vivi tutto questo a Borghetto Santo Spirito. Sindaco, buongiorno di nuovo. E, vedo libertà, condivisione, famiglia, musica e sport. Andiamo a scoprire Borghetto pezzo dopo pezzo, partendo da questo suo video che ci ha mandato. Ma sì, Borghetto, come si può vedere dal video, è una località turistica sul mare, un paese molto piccolo ma che racchiude diverse caratteristiche importanti che non sono comuni a tutti i comuni della costa, ovvero il mare è bellissimo come anche altrove, anche quest'anno per la decima volta noi ci siamo aggiudicati la bandiera blu, il prestigioso vessillo che certifica la qualità non solo del mare ma anche di una serie di servizi che vengono erogati in primis, lo voglio sempre ricordare, dai nostri balneari, una categoria che, come dire, in questo già da tempo è un pochino sotto i riflettori e non sempre viene vista in maniera positiva, ma anche bisogna riconoscere che per anni hanno vigilato e sorvegliato la nostra costa e l'hanno, come dire, salvaguardata. E dicevo, il mare è un polo, perché no? Quindi una caratteristica molto importante che è quella di avere un accesso all'outdoor, quindi a tutto quello che sono le attività che si possono fare all'aria aperta, molto comoda. Io dico sempre come battuta che si può passare dall'infradito alle scarpe da ginnastica in un attimo, perché basta uscire dalla spiaggia, abbiamo un accesso molto facile tramite una passerella e tra l'altro molto bella panoramica che conduce verso Ceriale, si può accedere al Castello Borelli, a tutto il parco urbano e di lì è vero e proprio portale verso l'entroterra, di lì si può accedere a un numero di sentieri infiniti che riguardano soprattutto Poitoirano, Balestrino, anche Bardineto, insomma l'Alta Valmorbida. E tutto può essere... Quindi è proprio hub da cui si può partire per una serie di attività all'aria aperta. E tutto può essere ovviamente, diciamo, realizzato sia con le scarpe da ginnastica oppure anche con la bicicletta, no? Quindi con questo prolungamento della ciclovia e dei territori che avete all'interno.
Esattamente, esattamente. Noi anche a livello di come dire, iniziative all'interno del suo territorio stiamo lavorando per costituire una rete di piste ciclabili che sia in primis un collegamento con il comune dell'immediato entroterra più vicino a noi che è Toirano, ma anche con i comuni limitrofi, quindi stiamo lavorando anche in tal senso. La passerella di cui parlavo prima che conduce a Ceriali in realtà è anche predisposta per essere utilizzata per le biciclette, quindi di fatto è una pista ciclopedonale. E quindi dicevo, Borghetto ha questa realtà così particolare di essere questo sul mare ma così vicina anche alla montagna. E invece vedevo nel suo video la musica, che è parte importante di Borghetto. Ovviamente avete realizzato molti eventi in quest'estate e molti hanno comportato dei concerti importanti con dei gruppi comunque che fanno la differenza all'interno della Liguria. Ma sì, quest'anno siamo riusciti un pochino a ripartire. Noi come comune siamo stati per qualche anno in una condizione particolare di predisesto finanziario per un buco di bilancio che ahimè avevo ereditato al mio primo mandato, e quest'anno è il primo anno in cui riusciamo un pochino a rialzare la testa. Siamo riusciti a riorganizzare diversi eventi musicali che hanno, come dire, riscosso il gradimento del pubblico. Noi abbiamo una piazza bellissima che si chiama Piazza Pelagos, una piazza sul mare, e poi abbiamo allestito per le manifestazioni, e quest'anno devo dire che tutte le manifestazioni che l'assessore al turismo ha organizzato sono state tutte manifestazioni che veramente hanno visto una grande partecipazione di pubblico, un grande coinvolgimento, quindi siamo assolutamente soddisfatti. Ma direi non solo, perché quest'anno per esempio abbiamo raccolto una sfida un pochino provocatoria, abbiamo voluto sfatare un pochino il mito dell'accoglienza ligure, quello della torta di riso, e abbiamo organizzato dei corsi di galateo. Ecco, adesso d'estate in Olecretan di mare, organizzare dei corsi di questo tipo in un orario particolare, perché erano dalle 18 alle 19:30, è stata un pochino una sfida, ma una sfida vinta assolutamente, perché è stata una grandissima partecipazione del pubblico e hanno suscitato inizialmente curiosità ma anche apprezzamento. E devo dire che questo grazie anche, come dire, alla docente che è riuscita a coinvolgere il pubblico in questa diciamo, avventura, in questa iniziativa, che tra l'altro è una genovese di origine che si è trasferita recentemente nel nostro paese, si chiama Saba Vesser, e devo dire che è stata veramente molto brava. Certo, la conosciamo, è qua di Genova lei. Sì, lei è stata tanti anni a Genova, è un event manager, e ci ha proposto questi corsi e devo dire che hanno avuto un successo veramente strepitoso al di là di ogni più rosea aspettativa. Invece l'estate continua oppure diciamo già vi state preparando per il periodo più autunnale? L'estate prosegue e anche con le temperature di oggi pensare che sia finita è male. Ad esempio sabato avremo un'iniziativa molto importante che è una sfilata di cani, si chiama Zampin Tour, che al di là dell'aspetto, come dire, divertente, piacevole, vuole anche essere un modo per ricordare i tanti randaggi che ci sono, tant'è che verrà anche un'associazione che si occupa proprio di randagismo, e noi anche come comune abbiamo alcuni cani che sono stati affidati alle nostre cure, abbandonati, e di cui vorremmo, come dire, promuovere l'adozione. Sono cani molto belli, molto affettuosi, e in questo momento sono una struttura idonea da riceverli, ci mancherebbe, però è anche vero che ogni cane avrebbe il diritto di avere un padrone che gli vuole bene, e quindi facciamo questa iniziativa sabato per sensibilizzare su questo argomento. E poi sì, naturalmente lavoreremo già per quello che sarà poi la stagione natalizia, direi, in cui ci saranno eventi e rassegne culturali e le classiche luminarie natalizie. Insomma, cercheremo di, come sempre, di preparare il paese ad accogliere nel miglior modo possibile i turisti che ogni anno vengono a trovarci. Un sindaco che non si ferma mai e che comunque, diciamo, anno dopo anno ha cercato di rivalutare il proprio territorio e di avere al suo fianco ovviamente uno staff di assessori e di persone che comunque gli stanno vicino nella maniera più giusta per capire come diciamo, abbellire non solo la città ma anche i territori circostanti.
Beh, assolutamente sì, no? C'è quel vecchio motto che dice che da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano, ed è proprio così. Noi abbiamo fatto un lavoro strutturato, insomma, che era già programmato in previsione di fare un secondo mandato, che per fortuna poi c'è stato, e quindi abbiamo cercato di porre le basi per ripartire, ricostruire un po' quella che era l'immagine del paese, che ahimè negli ultimi anni era finita un pochino in basso per tanti motivi. Quindi, nonostante le difficoltà economiche, siamo riusciti a riprendere in primis la nostra dignità, ma soprattutto poi a ripartire, e adesso che, come dire, anche le risorse di bilancio sono discrete, sono buone, perché siamo riusciti a recuperare e a sistemare anche quella che era i problemi cronici dell'ente, e adesso abbiamo la possibilità di costruire, costruiremo, tant'è che a breve rifaremo la più grande piazza del paese, quella più centrale, proprio il biglietto da visita, e la vogliamo riqualificare, deve diventare proprio il nostro fiore all'occhiello. E quindi stiamo proprio lavorando per ricostruire e rendere ancora più piacevole il soggiorno, sia per i residenti ma anche per i turisti che ci vengono a trovare. Ai sindaci chiediamo sempre quanto ha aiutato il PNRR. Ma nel nostro caso direi molto, perché al di là di tanti finanziamenti minori che abbiamo preso, ce ne sono due che voglio ricordare in particolare, che uno è di 1 milione di euro per la prosecuzione degli argini del nostro torrente Baratella. E noi, una delle nostre priorità è proprio quella della messa in sicurezza del territorio. A Borghetto ci sono 85 palazzi che sono in zona esondabile, quindi il nostro dovere è prima possibile cercare di ridurre questa zona di esondabilità e rendere più sicuro il paese. E secondo, invece, cui siamo molto orgogliosi, un finanziamento di 5 milioni di euro che per costruire un nuovo plesso dell'infanzia, dove ci sarà appunto l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, sarà un edificio moderno, sicuro, piacevole per i nostri bambini, e questo ci consentirà anche di liberare l'attuale plesso e dedicarlo ad altre attività per il paese, ecco. Quindi veramente di questa cosa siamo veramente orgogliosi, di essere riusciti, nonostante insomma noi siamo un piccolo comune di poco meno di 5.000 abitanti, come si sa, molti progetti, molti bandi del PNRR non sono così di semplice approccio, ma noi siamo riusciti con i nostri uffici, che sono molto bravi, a ottenere tutta questa serie di finanziamenti importanti. E come, diciamo, com'è il territorio nei suoi 5.000 abitanti? Cresce come natalità? Diciamo, viene implementata un po' appunto la presenza di nuove persone, oppure è stabile? Come ce lo può raccontare, diciamo, il suo paese? Ma allora, guardi, io credo che la natalità sia in linea con quello del resto della regione, che ahimè, seppure negli ultimissimi tempi in leggera crescita, ahimè non brilla purtroppo. Ma questo è un po' un problema generale, non solo credo del mio paese. Cosa apprezziamo invece? Che negli ultimi tempi molte giovani coppie, anche del nord Italia, hanno deciso di venire a stare in pianta stabile da queste parti. Hanno trovato un lavoro, hanno trovato una casa, e io ne ho sposate alcune e sono veramente orgoglioso. Adesso non parliamo di grandi numeri, ma comunque è una cosa che dà soddisfazione, e significa comunque che il nome del paese veicola in maniera positiva al di fuori del paese stesso. Questa è una cosa che naturalmente ci riempie di orgoglio. E proseguiamo un po' per sapere un po' di futuro degli eventi e delle iniziative importanti che lei ritiene importanti per arrivare, diciamo, da qua all'autunno, oltre quello appunto dell'appuntamento di sabato. Mi scusi, non ho sentito. Le chiedevo quali sono gli altri eventi e le altre iniziative particolari che state mettendo, diciamo, in cottura per, diciamo, dopo il periodo estivo, quello che ci porta poi un po' all'autunno. Sì, estivo ormai agli sgoccioli, quindi abbiamo questa manifestazione sabato, poi avremo anche il 4 di settembre presso noi, abbiamo la fortuna di avere tra le altre cose un cinema all'aperto più antico della Liguria. Ecco, è quello che le volevo chiedere dopo, ma me ne parli subito, che l'avevo saputo e volevo capire come funziona questo cinema all'aperto da voi. Questo
cinema all'aperto è un cinema che è privato, non è comunale. Il comune negli anni però ha sempre cercato di in qualche maniera aiutarlo nei momenti di difficoltà. Si sa, le sale cinematografiche hanno subito in questi anni, vuoi per la pay per view, vuoi per i vari Netflix, le varie piattaforme, ha subito dei duri colpi, ma questo cinema secondo me è immortale perché conserva un fascino incredibile. È un giardino botanico, un posto bellissimo, incastonato insomma nella natura al di sotto proprio del Monte Piccaro, che è il nostro piccolo monte che abbiamo qua a Borghetto. Quindi la sera quando uno si siede in quelle poltrone ha è un'atmosfera molto bella e riesce a godere con le migliori tecnologie del momento anche dei film in prima visione. Quindi un cinema che ha avuto momenti di difficoltà ma che si è ripreso alla grande e che è veramente una delle tante attrazioni che abbiamo. E poi ripeto, è il nostro orgoglio, perché 69 anni sempre gestito dalla stessa famiglia è veramente una bella soddisfazione. Quindi sarà ovviamente poi tutelato e proseguiranno le programmazioni settimanali o mensili? O... Sì, no, sono anche giornaliere, dipende dalle situazioni, dai momenti, sono anche giornaliere. E noi anche tra le varie iniziative che avevamo fatto per dare un po' di linfa a questo cinema avevamo istituito un premio che si chiama Premio Pitaluga. Tra l'altro Pitaluga è un genovese ed è stato il precursore di Hollywood, perché era un produttore, un distributore, contemporaneamente un gestore di sale cinematografiche, e abbiamo istituito questo premio insieme ad ACEC Liguria, che è l'associazione delle sale cinematografiche, insieme anche alla Liguria Film Commission. Siamo riusciti a istituire questo premio che ha preso vita, ha preso corpo, e ogni anno è anche un motivo di richiamo per la nostra sala cinematografica. Invece quali sono i progetti che lei vedrebbe per migliorare ancora di più la sua Borghetto, oppure quello che avete in cantiere, oltre, mi diceva, alla piazza che si affaccia sul mare del paese? Quello che lei il suo principale motivo di orgoglio da quando è a Borghetto? Ma guardi, a Borghetto in questi anni avevamo alcune zone di degrado urbano che siamo riusciti a riqualificare, a eliminare. Ne è rimasta ancora una centrale, che tra l'altro è una zona particolare, perché per moltissimi anni è stato il cuore pulsante del paese. Era un ex oleificio in disuso, ha dato da lavorare a moltissime famiglie del paese, ma da tanti anni è stato chiuso, da tanti anni versa in situazioni di degrado. È una struttura privata, è 40 anni ormai che è quella situazione. Stiamo lavorando noi già da qualche anno con la proprietà per arrivare a un dunque, e questo dunque pare essere arrivato. Innanzitutto siamo riusciti lo scorso anno a far eseguire una bonifica integrale dei luoghi. Per darle la dimensione, parliamo di una bonifica che è costata alla proprietà circa 700.000 euro, una bonifica importante. E noi contiamo di traguardare entro la fine di questo mandato la demolizione e il recupero di una parte di quest'area che verrà data al paese, verrà resa pubblica, e una parte naturalmente rimarrà privata ma riqualificata. Quindi questo è il vero grande obiettivo, perché è l'ultimo ormai punto nero che abbiamo in paese. Risolto questo, secondo me si potrà innescare anche un meccanismo virtuoso per far ripartire un tessuto commerciale che ahimè ha patito tantissimo questi anni, soprattutto poi anche il momento del Covid, e quindi ha bisogno di uno stimolo, di un impulso per ripartire. Anche in quel senso ci impegniamo a lavorare per cercare di facilitare il più possibile l'apertura di nuove attività commerciali, che poi sono la linfa del paese, diventano anche un presidio di sicurezza. Noi da questo punto di vista siamo della sicurezza urbana siamo tranquilli rispetto magari ad altre località dove i problemi di ordine pubblico sono maggiori. Non per questo bisogna abbassare la guardia, bisogna sempre comunque cercare di porre le condizioni migliori affinché le forze dell'ordine possano svolgere il loro lavoro con la massima efficacia. Ecco, a livello imprese, il vostro territorio che cosa offre a livello aziende e a livello lavoro? Lei come lo vede? Ma che l'azienda principale del paese naturalmente è quella turistica, che l'associazione dei balneari è sicuramente la prima fonte di reddito, non solo per loro ma anche per tutta la serie di
di un indotto che gira intorno, che sono le assunzioni del personale, piuttosto che l'attività che vendono, insomma, prodotti che poi vengono rivenduti all'interno di queste attività. Questa secondo me è la prima fonte. Borghetto ha anche una piana fertile molto, molto sviluppata, molto famosa, era nata come una realtà agricola, negli ultimi anni ovviamente c'è stato un ridimensionamento, ma negli ultimissimi anche una ripartenza. Per esempio noi abbiamo un'attività molto importante agricola che si occupa di coltivazioni sperimentali, no? Abbiamo il basilico aeroponico che è conosciuto dalla regione e ha proprio sede qua a Borghetto. Abbiamo un'attività vivaistica, florvivaistica molto importante, conosciuta da tanto tempo, che tra l'altro aveva dato anche il nome a una qualità di pesca che è molto famosa, è stata esportata in tutto il mondo, la pesca Michelini, che inizialmente veniva prodotta in grosse quantità nel paese, adesso in maniera molto ridotta, ma che è stata esportata e viene prodotta tantissimo per esempio in Veneto, mi viene da dire, o piuttosto che in Piemonte. Quindi diciamo che le principali attività del paese sono queste. Bene, direi che siamo quasi al termine, è vero? Chiedo alla regia. E io ringrazio di essere stato con noi il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa. Spero di venirla a trovare con le nostre telecamere, perché quello che ci ha raccontato secondo me è poco rispetto a quello che potremo ancora scoprire, e di conseguenza io lo ringrazio. Le auguro ancora buon caldo ancora per qualche giorno, e poi spero appunto che il suo lavoro, siccome è uno dei lavori più difficili ovviamente da organizzare, sia poi continuativo e la porti a raggiungere tutti i risultati che si è prefissato. Grazie di tutto, e noi ci rivediamo tra pochi minuti, un po' di pubblicità, e poi rientreremo con il sindaco di Santa Margherita Ligure. Va bene, grazie.